Salve, mi chiamo Maurizio e oggi vi voglio parlare della decolonizzazione. La decolonizzazione è un percorso giuridico legale che porta alla nascita di uno Stato indipendente precedentemente sottoposto a un regime coloniale come nel caso della Repubblica Serenissima. La Repubblica Serenissima è prosperata per oltre 1100 anni e fu per secoli riferimento di buon governo. Poi nel 1797 Napoleone invase illegalmente la nostra Repubblica, stato neutro da oltre un secolo, decretandone la fine. Da allora la Serenissima fu colonizzata dalla Francia, dall'Austria e per ultima dall'Italia che l'annesse al Regno d'Italia. Dapprima con un'invasione militare, come confermato da numerosi documenti storici, quindi anche illegalmente, non attenendosi alle condizioni dell'armistizio firmato a Vienna il 3 ottobre 1866, ma forzando e gabbando i francesi chiamati a garantire il rispetto delle clausole della cessione dei territori veneti ben 2 giorni prima che il plebiscito truffa del 21-22 ottobre 1866 avesse luogo. Nel 2010 Calderoli, con il decreto legislativo 212 del 13 dicembre 2010, ha abrogato, perciò cancellato in via definitiva, il decreto 3300 del 4 novembre 1866, risultato del plebiscito, e la legge 3841 del 18 luglio 1877, e quindi l'annessione dei territori delle province venete e del Friuli, che quindi giuridicamente non appartengono più de iure allo Stato italiano. Per rivendicare i territori della Repubblica Serenissima, da Bergamo al Friuli, è necessario un percorso di decolonizzazione, come fecero Gandhi in India ed altri paesi dopo di lui. Il Comitato di Liberazione Nazionale Veneto porta avanti questo percorso dal 2014. Cos'è necessario per essere o diventare uno Stato indipendente? Per prima cosa ci vuole un numero importante di persone che si dichiarino di nazionalità veneta attraverso il Comitato di Liberazione, soggetto di diritto internazionale, raggiungendo la cosiddetta massa critica. Bastano qualche decina di migliaia di individui che prendano coscienza e consapevolezza dei loro diritti naturali e storici, incomincino con coraggio a puntare i piedi e a rivendicare l'attuazione degli effetti derivati dalle leggi 881 del 1977 e del decreto legislativo 212 del 2010, prima menzionato, manifestando ferma opposizione all'occupazione de facto, quindi consuetudinaria, ma illegittima dello Stato italiano. Negli ultimi 60 anni si sono decolonizzati almeno una quarantina di stati applicando questo percorso di decolonizzazione e autodeterminazione dei popoli. I popoli veneti, da Bergamo al Friuli, della nazione storica Serenissima Repubblica di Venezia, hanno il diritto storico e il diritto naturale alla sovranità sui propri territori, come sancito e in osservazione del diritto internazionale a cui la stessa Costituzione dell'occupante italiano si riconosce sottomessa. Vuoi essere anche tu parte di questa ondata di libertà? Vieni a una serata di informazione e di conoscenza dei tuoi diritti di Veneto Marciano. Le date e le informazioni le trovi visitando il sito clnveneto.net. Ciao, grazie e a presto.